D'Alessandro, vogliamo parlare della situazione politica a Vasto. Voi di recente avete chiesto al sindaco di aprire i concorsi pubblici, i concorsi del comune, a tutti i potenziali partecipanti. Insomma, perché criticate così tanto l'amministrazione comunale sui concorsi riguardanti le assunzioni? La risposta è molto semplice, l'abbiamo fatto anche nel quinquennio dal 2011 al 2016, massima trasparenza sempre, mai dare l'impressione al cittadino che si possa favorire qualcuno per escludere qualche altro. Credo che con i colleghi Suriani, Delisa, Gian Giacomo, Laudazi e Prospero sia stato chiesto questo e nient'altro. Sulla vicenda Pulcra invece, come andrà a finire? Non lo so, ma siamo seriamente preoccupati. Perché non è mai successo, per stessa ammissione di alcuni consiglieri del PD, che il comune di Vasto abbia potuto dimenticare di opporsi ad un decreto ingiuntivo facendo scadere i termini. Non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di 1 milione di euro, è una cifra che potrebbe incidere pesantemente sulle tasche dei cittadini vastesi. Per cui abbiamo chiesto anche qui di vederci chiaro e se ci sono responsabilità ben precise, queste responsabilità vanno individuate e qualcuno dovrà pur pagare. Non possiamo fare che continuiamo anche a livello comunale a sbagliare, in tanti sbagliano ma nessuno mai paga. Sfruttando una spaccatura della maggioranza siete riusciti a mandare sotto l'amministrazione comunale nel voto segreto dell'ultimo consiglio comunale. Cosa chiedete ora, visto che non è successo in pratica nulla dopo quel voto? È stato un buco nell'acqua. Non chiediamo nulla, chiediamo che la maggioranza, non della minoranza, ma la maggioranza del consiglio comunale, il che significa, per usare un termine abusato, a livello trasversale, consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza hanno detto al sindaco un determinato personaggio che è nel tuo staff va mandato a casa. Si è espresso in maniera molto chiara la maggioranza di questa aula Vennitti, il sindaco non penso possa fare altro. Per la verità sono passati già 10 giorni, noi non possiamo pensare che un giudizio dell'Aula non venga rispettato, per cui di settimana in settimana, a mo' di come fece Ezio Mauro con le 10 domande a Silvio Berlusconi, fino a quando non ci saranno le dimissioni vere, non finte, torneremo di settimana in settimana sull'argomento chiedendole, non perché ci piace mandare qualcuno a casa, ma perché non si può disattendere il voto dell'Aula.